Presidente, ci siamo. Torna l'appuntamento con la Coppa Teodori, quest'anno leggermente anticipato rispetto al solito e soprattutto torniamo ad essere un'edizione europea. Beh, sì, quest'anno io ho detto tante volte, ho la fortuna di avere dei collaboratori straordinari e quindi il merito di tutto quello che succede è principalmente loro. Ma quest'anno è stato veramente, al di là dell'anticipo, è stato veramente più impegnativo perché oltre alla Coppa Paolino Teodori di sabato, domenica, mercoledì c'è anche passaggio della Mille Miglia, quindi in una settimana concentrati due avvenimenti di questo tipo, insomma, dura, però come dicono loro, quelli addetti ai lavori, ce la faremo. Ci attendiamo come al solito tanto pubblico e sfide elettrizzanti tra i tanti protagonisti delle cronoscalate. Beh, questo penso proprio di sì, la partecipazione è sempre molto 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 ampia, anche quest'anno ancora non so se ci sono i numeri definitivi, però mi diceva il direttore che siamo ai livelli massimi. Coppa Paolino Teodori 2023, di nuovo valida per il campionato europeo, ci attendiamo un parterre di protagonisti di grandissima eccezione. Sì, quest'anno per la 12ª volta torniamo ad essere campionato europeo e con ampia soddisfazione abbiamo visto che abbiamo lavorato evidentemente bene perché praticamente abbiamo un bel numero di stranieri, mi pare che siano 26, non mi vorrei sbagliare. Avremo presenze dalla Repubblica Ceca, Francia, Belgio, Spagna, Austria, Germania, Croazia, Kosovo, Macedonia del Nord, Polonia, Svizzera ed Ungheria, nazioni che si sono affacciate saltuariamente qua in Italia. Kosovo ad Ascoli non era, si era mai visto, l'Ungheria, il compianto Joseph Sercuti qualche anno fa è venuto, ma ai primi tempi che Ascoli, San Marco, San Giacomo era europea. E poi avremo anche Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Germania come commissari, quindi un parterre internazionale veramente interessante. E la Coppa Paolino Teodori, ecco, torna europea con un pizzico di nostalgia di un pilota che ha vinto questa nostra gara, il nostro conterraneo, anche se di Porto San Giorgio, Gabriele Ciuti, vincitore nel 75 e nel 76 con epiche sfide con il grande Mauro Nesti, e quindi è una bella gara. Quest'anno purtroppo non ci sarà vicino, ma ci sarà a distanza la sfida tra Cristian Merli e Simone Fagioli, perché Cristian Merli e Simone Fagioli correranno, Merli per il campionato europeo, Simone per il campionato italiano, quindi le vetture saranno di diversa situazione, cioè la macchina di Merli non è uguale a quella di Simone, cioè le due macchine non sono uguali, anche se sembrano uguali, per cui ci sarà questa sfida a distanza, però Simone in questo momento è in testa a tutto quanto il campionato italiano e Merli è in testa al campionato europeo, quindi ci sarà una sfida a distanza. Le iscrizioni ne stanno arrivando tante, quindi siamo molto felici e oltretutto avremo anche la visita di una rappresentanza di Trier con cui quest'anno ricorre il 65esimo anniversario del gemellaggio, città dove è nato il nostro patrono, e praticamente succede che verranno di nuovo degli amici di Trier che sono già stati anni addietro qua ad Ascoli. Ci aspettiamo quindi tante belle sfide, tante bella gente che verrà qui a salutarci, perché la Coppa Paolino Teodori ha un suo, diciamo così, fascino, e quindi tante persone si stanno iscrivendo, tutto pieno nel senso di hotel e B&B, e tutte le stazioni ricettive sono tutte quasi piene, quindi evidentemente avremo un bel pubblico anche qui. Poi una novità è che, cioè una bella novità, il venerdì 16 dopo le verifiche sportive e tecniche si avvererà il sogno che era del nostro compianto presidente Elio Galanti, cioè di mettere ad Ascoli, a San Marco anzi, un monumento dedicato alla Coppa Paolino Teodori in travertino fatto da Giuliani, il nostro artista a quale è stato commissionato da parte dell'Automobile Club questo monumento, che l'Automobile Club ha donato al Comune di Ascoli e verrà scoperto proprio lì al pianoro di San Marco alle 18:30 circa.